Siamo nelle cantine dell'antica osteria La Fredda ed è proprio qui che incontriamo l'assessore Elisabetta Valenti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, vorremmo parlare appunto delle salse, questo fenomeno naturale che direi che ha una grande importanza per il territorio di Fiorano Modenese. Assolutamente sì, la riserva delle salse di Nerano è uno dei nostri fiori all'occhiello, è sicuramente un ambiente naturale, altamente salvaguardato, è appunto una riserva all'interno del territorio fioranese, è una riserva naturale che costa di circa 50.000 spettatori e visitatori all'anno, e è una situazione didattica eccellente per cui riceviamo numerosissime classi delle scuole oltre provincia e anche all'interno della nostra provincia stessa, per circa 3.500 bambini all'anno soltanto di organizzazione didattica. Assessore, però per chi non lo sapesse, spieghiamo in parole povere in che cosa consistono queste fenomeno, salse. È un fenomeno, cioè sono proprio dei conetti all'interno dei quali fuoriesce una materia gassosa che quindi risalendo verso l'esterno crea proprio quella caratteristica di vulcanetto come un grande vulcano in dimensioni però molto ridotte. Ce ne sono diverse numericamente, alcune sono ancora in vita, altre invece hanno, come dire, ormai un percorso finito, ma che rimane in essere la loro bellezza per la costituzione, insomma per la fattispecie di cui godono. È una questione invece molto importante l'aspetto, quest'anno inizieremo un progetto per i ipovedenti. È un progetto molto importante perché significa permettere a tutti di accedere a una bellezza come quella della riserva che altrimenti non potrebbe essere. Quindi costruiremo proprio un passaggio pedonale con delle caratteristiche tecniche e specifiche per avere un accesso libero a chiunque. Ecco, per concludere, so che ci tenete molto a un progetto di ristrutturazione di Carossa. Sì, Carossa è un edificio che il nostro comune ha in proprietà da diverso tempo, è stato riconosciuto come un edificio insomma da salvaguardare, quindi da riprendere rispetto al vecchio splendore. La provincia di Modena e la regione Emilia Romagna, riconoscendo la validità di questo progetto, hanno anche, come dire, riconosciuto un cospuo contributo. Abbiamo ricevuto quindi dei soldi, abbiamo iniziato il primo stralcio per il consolidamento strutturale dell'edificio. Questo è un edificio che si associerà insieme a quello di Catassi, dove a Catassi verrà fatta la parte didattica, mentre a Carossa la parte promozionale. Beh, naturalmente qui a Fiorano si svolgono durante l'anno tantissime manifestazioni, tanti momenti di incontro, e uno dei punti, delle mete fondamentali per chi viene in visita qui a Fiorano, Alberto, è sicuramente questo castello di Spezzano, un castello straordinario dove ospita all'interno un museo della ceramica che abbiamo presentato le volte scorse, si sale dove vengono tenuti dei convegni, ma so che legato a questo castello ci sono anche tantissimi progetti, di cui il progetto Manodopera mi parlavi, vero Alberto? Il progetto Manodopera è un progetto cofinanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena, sì. Ed è molto importante perché all'esposizione museale del Museo della Ceramica, che ripercorre le modalità con le quali sono state fatte nel tempo laterizi e le ceramiche, cerca di approfondire il ruolo della risorsa umana, delle donne e degli uomini che in questi 50 anni hanno portato la ceramica del nostro distretto ad essere leader nel mondo. E ti chiedo un'altra cosa, abbiamo parlato di incontri, di manifestazioni, so che ruotano qui all'interno del comune tantissimi eventi durante l'anno, vero? A livello proprio culturale. Noi abbiamo due contenitori culturali importanti a Fiorano. Uno è il Teatro Storia, che ormai ha 180 giorni di programmazione e ha un successo sempre maggiore sia a livello di teatro che di cinema. L'altro grande contenitore, in particolare per la stagione estiva, è qui al Castello di Spezzano. Tra le tante manifestazioni legate ai castelli, legate al museo, alle iniziative di spettacoli alla sera, ce n'è una, il MAF, Musica Fiorana, che è un guitar festival che ormai ha rinomanza internazionale e che richiama il primo weekend di settembre qua al castello circa 5.000 persone, in particolare giovani. Primo weekend di settembre, il MAF, cliccate su internet, quindi avrete sicuramente la data fissa. Non solo, a ottobre c'è sempre la settimana della scienza che si svolge in parte qui al castello di Spezzano e anche quella sta crescendo ogni anno. Ha una forte sezione rivolta alle scuole la mattina, al pomeriggio e alla sera e nei weekend, presenta iniziative che vanno dagli aperitivi a conferenze, insomma di tutto relative alle scienze. E bene, quindi complimenti per quelle che sono le manifestazioni che avete durante l'anno a livello culturale, però io so che una delle novità importanti qui all'interno di questo castello, e io qui devo dire invidio un pochino alla Silvia, è l'acetaia che è custodita in questo castello.
Mauri, fai bene a invidiarmi perché qui c'è un profumo fantastico di aceto balsamico. Questa è un'ulteriore novità del comune di Fiorano Modenese. Siamo infatti sempre all'interno del castello ed è qui che troviamo la nuova acetaia comunale. Signor Bettini, lei è l'esperto, ci spieghi in modo semplice come funziona un'acetaia didattica. Questa acetaia didattica è nata nel 2004, è stata appunto impostata per poter far visitare e vedere le persone come un'acetaia viene condotta. E sono una batteria che sono di Tarenzi, sono state rimboccate e acetificate e fra qualche anno cominceremo a fare i vari travasi di aceto. Lei ci spiegava che sono 10 botti, dalla più grande alla più piccola, e l'aceto viene appunto travasato da una all'altra nel corso degli anni. Esatto, e logicamente anno per anno viene prodotto il mosto nuovo, il mosto acetificato, da inserire nella botte più grande per poi passarlo in tutte le altre. Alla fine dei 10 anni, quando l'aceto arriva nella botte più piccola, è pronto per essere utilizzato. Diciamo che è possibile cominciare a prelevare qualcosa. Beh, signor Bettini, svegliamo quest'altra chicca ai telespettatori. Lei mi raccontava che durante i restauri di questo castello sono stati scoperti degli affreschi fantastici nelle prigioni, nei sotterranei. Esatto. Durante i restauri sono comparsi questi graffiti, questi disegni. Che logicamente i carcerati che hanno passato questa loro decorrenza saranno motivo di studio dagli archeologi questo anno. In più c'è anche la parte della prigione più bassa dove c'è il giaciglio originale ancora con la catena e quant'altro. Una cosa è certa, qui a Fiorano la velocità ce l'hanno nel sangue. Sarà la vicinanza di Maranello, la Ferrari, tutto quanto. Qui siamo, alle mie spalle vedete questa pista, che però non è un autodromo di Formula 1, ma è un mini autodromo. Un mini autodromo, sì. L'autodromo Jody, dedicato al grande campione di Formula 1, Jody Scheckter. Io sono qua con il presidente di questo autodromo, colui che è stato l'inventore, l'ideatore di questo autodromo. Ah, devo dire che è un po' una novità, perché insomma non ce ne sono tantissimi di autodromi come questo. Siamo una struttura veramente di Formula 1, un'organizzazione incredibile. Beh, io direi che in Italia ultimamente il modellismo è alquanto sviluppato. Certo. Forse non tanti impianti come il nostro hanno raggiunto un livello così alto di tecnologia, di comodità, di tutto quello che riusciamo a dare a chiunque viene da ogni parte del mondo a correre qui a Fiorano. Certo. Tra l'altro noi siamo qui all'interno di questa centrale operativa che mi dicevi prima, non ha niente che invidiare con quello di Formula 1. No, io direi proprio che abbiamo tutto quello che ha anche la Formula 1, solo un po' in piccolo, rimpicciolito. Giustamente, tutto ridimensionato. Ma da quello che riguarda i tempi, intertempi sul circuito, certo, collegamenti in rete, collegamenti via con telecamere, questo tutto in internet, 24 ore al giorno, uno da qualsiasi parte del mondo può seguire, certo, sia le manifestazioni oppure vedere realmente al momento chi c'è in pista, cosa sta facendo e perché. Bene, Angelo, in bocca al lupo, vi aspettiamo. Io vi ringrazio della visita e grazie, speriamo di rivederci. Aspetta, diamo l'appuntamento a loro, innanzitutto dal 26 al 29 marzo per queste giornate di prove, sì, libere, ma comunque andate nel sito internet www.minicarfiorano.it dove potrete vedere tutto in diretta dal calendario gare, chi siamo, dove, certo, siamo, tutto quello che è inerente alla nostra e addirittura attività. Seguire le gare tra e poco seguire le gare online. Fra poco in diretta sia come tempi che come visualizzazione tramite telecamere. Fino al nostro viaggio all'interno del comune di Fiorano Modenese ed è qui che incontriamo l'assessore alle attività produttive Davide Pellati, benvenuto. Buongiorno a voi. Ecco, siamo nel punto in cui sorgerà la nuova piazza, come annunciato alle nostre spalle. Sì, effettivamente questa è la sede di un nuovo progetto urbanistico e in questo spazio sarà proprio insediata la nuova piazza che fungerà da centro del paese, perché Spezzano notoriamente non ha un vero e proprio centro. Questo diventerà, oltre che appunto centro di aggregazione e sede di negozi, di uffici e di abitazioni, anche posto centrale per la fiera di San Rocco che si tiene tutti gli anni nella settimana di Ferragosto normalmente e che diciamo coinvolge gran parte della comunità di Spezzano e non solo. La caratteristica di questa fiera oltretutto è che è centenaria e che ha come tema principale l'agricoltura, che da noi, per noi non è più ormai
c'è motivo di entrate economiche, ma bensì di cultura e di memoria storica. Esatto. Ecco, continuando a parlare di fiere e manifestazioni, quali sono appunto gli eventi che mantengono vivo il comune? Certo, allora è appena cominciato da qualche giorno il Palenia Energia, che si tiene appunto a Fiorano e durerà fino alla fine di marzo. Avremo a maggio il Maggio Fioranese, che forse è l'evento principale del nostro comune, nel senso che dura un mese e coinvolge tutti, e anche associazioni, attività economiche, che è la cosa che l'assessorato di cui mi occupo tiene di più, ovviamente. E poi a settembre, l'8 settembre, quindi la celebrazione della Beata Vergine, e il MAF, che è Musica Fiorano, per poi terminare col Natale, tutte le iniziative del Natale. Chiaramente queste iniziative hanno un filo comune, questi eventi, che è quello della la parte spettacolare, che ovviamente è sempre di altissimo livello, ma anche la solidarietà e il volontariato.